tutti amici. Allora, mi trovo in una situazione un po' particolare perché non volevo più fare dei video visto la grandissima megalomania ed egocentricità del mio hater, ma mi trovo costretta a farlo perché insomma, nel caso mi succedesse qualcosa, almeno mi siete testimoni, perché quella personcina ha pensato bene di voler farmi uscire con lui, no? Siccome lui vuole, no? Io devo essere lì a dire sempre sì per tutto quello che lui desidera e devo andare in chiesa, no? E lui pensa di cambiarmi in 2 mesi, perché si può veramente cambiare una persona in 2 mesi, secondo lui. E dopo forse mi vorrebbe far andare in uno dei locali che mi piace tanto, perché ha deciso che sono una persona a cui piace uscire. Sì. Allora, adesso vado a leggere le minchiate che si è permesso di dire. Senti, che dici se facciamo pace? Stai sicura che con me ti metti a posto? Non avrai più pensieri, 2 mesi con me e cambia alla grande. Oh, ci starà provando. Prima di tutto ti porto con la P maiuscola, non so perché, in chiesa, ti faccio confessare. E con l'accento poi possiamo andare in quel bel localino che conosci tu a Colonia a fa quattro chiacchiere. Quel localino penso che sia un ristorante con cui io, insomma, per uscire in quel posto ci vogliono un po' di soldi, quindi col cazzo che ci vengo, anche perché io pago per me. E allora, quest'uomo qui continua a chiedermi di uscire, ma non sa una cosa. Vieni qui tesoro, oh tesoro, vieni qui, dai, dammi un bocino. È più figo di te, mi dispiace.